Benvenute e benvenuti dentro la Vasca dei Pesci TV per i Weekend Letterari Fest del 2023. Sta scorrendo l'anno, stanno scorrendo gli appuntamenti. Ci troviamo a Parma, dove la manifestazione si tiene tra i locali dello Studio Bertani in strada Ponte Caprazzucca 7 in città e il Palazzo del Governatore. Siamo contenti della partecipazione e dell'attenzione della quale vi ringraziamo. Siamo in diretta con Gianfranco Maccaferri. Buon pomeriggio, Gianfranco. Buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio a te, Ennio. Come stai? Tutto a posto? Direi sereno. Ah, oh, che peccato, è così piacevole in questi tempi di aggressioni sapere che gli altri stanno male, che mi sconcerta che sentire che tu invece stai bene. Ci uniformiamo al clima internazionale, cosa dici? Sto abbastanza bene, sereno e chiaro che insomma sono un po' più agitato, un po' più nel momento in cui ascolto i telegiornali o rubriche di, diciamo, di cronaca, ma nella mia vita privata sereno. Meno male, questo è molto bello. Vedete, ecco qui, spero di metterlo bene in luce, la raffinata copertina del libro di Gianfranco Maccaferri, Venti inconsueti, che andremo a presentare questo pomeriggio. È un bel libro, con dei racconti molto interessanti e questa che conferma, insomma, questa tua vena narrativa che attinge direttamente dall'empatia e dalla verità dei rapporti umani che racconti. Guarda, si intitola 20 inconsueti in quanto sono 20 racconti brevi, sono 20 racconti bene o male, diciamo, per circa 10 diversi stati che vanno dalla zona dei paesi arabi alla zona, diciamo, più considerata, diciamo, dell'Africa subsahariana. Poi India, Sri Lanka, ma anche in Europa, dalla Francia al Kosovo, insomma, diversi paesi in cui sono stato e in cui ho conosciuto delle persone meritevoli di attenzione. Ecco, è una cosa che mi piace sottolineare perché la ritengo una fortuna e un accrescimento dal punto di vista umano. Non sei stato in questi luoghi soltanto per piacere personale o per vacanza, ma anche perché le Ma cose di cui io ti non. occupi ti ci hanno portato, no? Esatto, cioè io vado pochissimo in vacanza e non mi piace tendenzialmente non mi piace fare il turista, esserlo. In questi luoghi sono stato per motivi di lavoro. Di conseguenza non è un tocca e fuggi, ma è un soffermarsi. Uno stare in questi luoghi per vivere quotidianamente e vivere quotidianamente anche, diciamo, i rapporti di lavoro con le persone che vivono lì. E quindi questo permette di conoscerli nella loro quotidianità e soprattutto avere il tempo di parlare. Di fare domande, di attendere le risposte e di ascoltare, perché loro tendenzialmente mi sono accorto che c'è sempre molta curiosità dell'occidentale e sapere molto dell'occidentale, ma a me raccontarmi non interessa molto, piace molto di più ascoltare le altre persone che hanno dei mondi che io non conosco e di conseguenza un grandissimo fascino. Ecco, io voglio sottolineare, lo faccio ogni volta che parlo con te, ma ci tengo a farlo anche stavolta, la grandissima capacità di entrare in sintonia emotiva con le persone che conosci e che poi trasmetti all'interno di queste storie. Tu come sai, io come tu sai, ho questa passione insana per lo Sri Lanka, quindi
vorrei partire peraltro, tu hai già parlato dettagliatamente di questo luogo meraviglioso nel romanzo Io sono Roita, che consiglio a tutti e a tutte, che precede questo 20 inconsueti che è uscito da poche settimane, ma riprendi anche in un bel racconto, in questa raccolta, questo tuo rapporto con questa terra. Ma diciamo che lo Sri Lanka è chiaro che è stato molto importante perché io sono arrivato in Sri Lanka immediatamente dopo lo tsunami. E lo tsunami ormai in pratica di 19 anni fa. E di conseguenza ho trovato un paese sconvolto, ma soprattutto le persone sconvolte nella loro quotidianità, nei loro affetti, nei loro amori. Ho vissuto lì, diciamo, per circa un paio di anni e quindi ho avuto la possibilità anche di lentamente vivere la ricostruzione delle proprie vite di queste persone e di conseguenza poi di nuovo la loro serenità, la loro gioia, il loro sorriso che inizialmente non vedevo assolutamente e poi è ritornato e quindi insomma è stata un'esperienza sicuramente molto molto intensa. Diciamo che quando sono arrivato lì mi sono ritrovato con gli eserciti e le protezioni civili di mezzo mondo che erano lì per non aiutare, ma per individuare i propri concittadini e riportare a casa i corpi. E di conseguenza, diciamo, è stato un impatto molto duro. Poi c'è stato il momento effettivamente poi dell'aiuto. Lì è stato interessante per il fatto che questi aiuti erano degli aiuti occidentali e quindi, non so, andava a vedere in un tempio grandissimo dove si era in collina dove si era rifugiata un sacco di gente, migliaia di persone ho notato il fatto che, ad esempio, gli americani erano sconcertati dal fatto che dormivano per terra, poverini, e quindi hanno pensato di portare delle brandine. Delle quali si sono fatti pochissimo, no? Perché hanno continuato a dormire per terra, Ma immagino. certo che hanno continuato a dormire per terra, sono abituati a dormire per terra perché sulle piastrelle è più fresco, no? E, Certo. non pensando che invece, ad esempio, serviva l'acqua potabile, per dire. E quindi insomma molte incomprensioni proprio culturali e quindi questo mi ha affascinato molto per entrare diciamo nel loro mondo soprattutto ascoltando. Il problema di tanti ho visto è quello di partire dai propri pregiudizi anche e dalle proprie necessità riversarle sulle situazioni che incontrano senza stare ad ascoltare. Se invece uno si sofferma ad ascoltare, a far parlare le persone, ti accorgi di quali sono le effettive esigenze che hanno. E Però niente, poi da lì effettivamente, chiaramente. Scusa. scusa l'interruzione, ma pensavo avessi finito. In realtà poi l'essere, l'ascoltare sottintende un interesse, no? Che va al di là del momento contingente, cioè per ascoltare qualcuno deve essere la persona più importante per te in quel momento, semplicemente perché ce l'hai di fronte. Eh beh, sì, ho conosciuto molte persone, dalle persone anziane ai bambini, diciamo un po' tutto, ai lavoratori. Il mondo del lavoro è chiaramente molto diverso dal nostro. Oggi, quindi passati pure 19 anni, ma comunque in Sri Lanka diciamo uno stipendio medio è di circa 250 euro e di conseguenza è chiaro che, come dire, va tutto bene, la vita si riesce a viverla,
il problema è la tecnologia, come in qualsiasi altro paese, perché comunque il frigorifero, la televisione, il cellulare, la moto hanno dei costi molto simili all'Occidente. Il problema è che lo stipendio è di 250 euro e di certo. conseguenza gli investimenti sono pesantissimi. Ecco. Tu parli dello Sri Lanka, poi passiamo anche agli altri racconti, ci dirai tu insomma un po' ma guarda, ad esempio, l'escorso che hai fatto, mi ha lasciato a bocca aperta per l'ennesima volta la storia ma guarda, degli elefanti, no? sì, un'altra esperienza notevole è stata quella del Kosovo, nel momento in cui c'è stata la guerra, diciamo, quindi eravamo nel 99, e io appunto mi trovavo Kosovo, poi dopo Albania, per diciamo aiutare i profughi kosovari. Chiaramente la maggioranza, come lì l'Italia ha fatto diciamo un campo enorme, un campo Italia per l'accoglienza dei profughi kosovari, e come al solito si è andati ad accogliere queste persone senza conoscere nulla della loro cultura, del loro vivere. Non si sapeva neanche che fossero musulmani, per dire, ecco, non si sapeva che cosa mangiavano, non si sapeva, nulla. Sapeva quasi nulla di queste persone. E quindi chiaramente ci si è dovuti adattare. Però è stato molto intenso, molto interessante. Non so, ecco, diciamo un episodio pesante è stato il fatto che, essendo io il responsabile del campo, alla sera o quando arrivavano gli spacci dal centro, con l'elenco degli uomini morti, deceduti, io dovevo raccogliere tutte le famiglie e raccontare e diciamo, leggere l'elenco di queste persone decedute, e quindi l'impatto è decisamente a livello emotivo pesantissimo. Diciamo, sono quelle situazioni che nella vita quotidiana nessuno vive, ecco, no? Il fatto di ritrovarti con tutte le famiglie in questo grande capannone dove normalmente si faceva scuola, si mangiava, si faceva un'attività, e invece una volta al giorno, ogni 2 giorni, ci si raccoglieva per elencare i mariti o i figli o i padri morti in battaglia. E lì, appunto, insomma, è stato uno di quei momenti anche intensi, e anche lì è durata abbastanza a lungo, e di conseguenza anche lì ho avuto l'opportunità di conoscere queste persone, la loro cultura, la loro religione, il loro modo di vivere, ma anche le loro aspettative, no? E niente, Certo. questo qui è, diciamo, un altro episodio, ecco, del mio muovermi. Ecco, i venti inconsueti si snodano attraverso storie d'amore, non l'abbiamo detto, ma adesso alleggeriamo. Sono 20 storie d'amore. Esatto, perché parlando con le persone, conoscendole, entrando in confidenza, scopri gli aspetti anche sentimentali. E la curiosità mia era quella di capire in ambienti diversi dal punto di vista della natura che ti circonda, diversi dal punto di vista culturale, dal punto di vista religioso, dal punto di vista legale e dei diritti civili e diritti sociali, diversi dal punto di vista politico, come si sviluppano gli amori, gli innamoramenti, la vita in comune, no? Ed è estremamente interessante, perché poi alla fine è chiaro che il sentimento è sempre molto molto simile, no? Il sentimento dell'innamoramento, dell'amore.
È chiaro che invece cambiano le condizioni esterne di questi amori e di conseguenza dipende dove sei, la cultura che hai, la cultura che queste persone hanno assorbito fin dalla nascita ed esprimono l'innamoramento e l'amore in modo diverso, no? E quindi 20 racconti brevi proprio per indagare modalità diverse di amare l'altro, di innamorarsi dell'altro. Distruggendo stereotipi sulla base dell'esperienza che ti sei fatto 20 anni fa, no? Sì, esatto, cioè gli stereotipi, oddio, diciamo che ovviamente ciascuno di noi ha una serie di stereotipi interiorizzati, perché anche noi con la nostra cultura, fin dalla nascita, ci hanno inculcato, diciamo, dei pregiudizi, degli stereotipi, dei modi di vedere le cose, che per quanto lavoro puoi fare su te stesso, chiaramente comunque in certi momenti ti accorgi che fuoriescono, che emergono. Però, insomma, cercando di attenuarli al massimo, guardare gli altri, ascoltare gli altri ed apprezzare, diciamo, quello che ti stanno raccontando e capire effettivamente il perché dei rapporti che hanno, che tu arrivi in certi luoghi e non capisci per davvero che cosa sta succedendo, il perché di certi atteggiamenti, di certi comportamenti. Non so, tipo, ritornando allo Sri Lanka, una grande festa e ti accorgi che ci sono ragazzi e ragazze e ti accorgi che i ragazzi sono, come dire, un po' inibiti, i ragazzi sono un po' fermi, ti accorgi che non si stanno divertendo e a un certo punto decidono di mandare via le ragazze, quindi la componente femminile, comunque giovane, la mandano via. A quel punto iniziano con delle musiche eccezionali, tradizionali, a cantare, a ballare, raccontarsi e anche bere molto alcol. Questo lo fanno nel momento in cui non ci sono gli anziani, non ci sono le donne. Ecco, è chiaro che a me incuriosisce e piano piano voglio capire. No? Le dinamiche di questo, perché ti accorgi questi maschietti giovani di 18, 20, 25 anni che si divertono come dei matti, che ballano in modo assolutamente erotico, ma per comunicarlo a chi? Se non c'è la componente femminile come controparte, no? Ecco, diciamo che io ho posto attenzione su questi aspetti, ecco. Ecco, devo dire che il libro ha un suo che di affascinante, oltre che per persone come me che sono naturalmente inclini a cercare di comprendere culture altre, perché con le culture mie che conosco già mi annoio, però, e non è snobismo intellettuale, è una esigenza personale, però il libro è un bellissimo percorso tra cose veramente che noi non conosciamo se non sulla base dei preconcetti che inevitabilmente, essendo cresciuti in un'altra cultura, abbiamo. Poi ha anche una sua delicatezza. Ti sto dicendo un sacco di robe belle oggi, mi stupisco da solo. No, allora, diciamo che uno dei problemi che ho notato è il fatto che in molti paesi, quasi tutti i paesi in cui sono andato, sono ex colonie, ex colonie inglesi, francesi e olandesi, eccetera. E in questi paesi, nel momento anche della liberazione, hanno comunque trattenuto la gran parte della legislazione esistente, no? Quindi della legislazione. Quando, per esempio, sempre allo Sri Lanka, ci si ritrova con una legislazione inglese riferita, per esempio, all'omosessualità, una legge inglese
che è quella sostanzialmente dell'inizio del 1900, Che hanno portato gli inglesi, non è autoctona. chiaramente, una volta, diciamo, liberato il territorio dagli inglesi, non essendo più colonia, ma chiaramente non hanno costruito una propria legislazione, hanno preso le radici, provengono sempre da quell'inglese, ma è quella vecchia inglese, non quell'attuale. No? E di conseguenza anche l'omosessualità, diciamo, si ritrova bandita, con anche la possibilità di essere arrestati, con delle condanne, eccetera. Cosa che invece non viene assolutamente applicata, perché in Sri Lanka è normale il fatto che due ragazzi si scelgono dal punto di vista delle proprie affinità, dell'affetto, di tutta una serie, diciamo, di situazioni anche tipiche dell'innamoramento, del rispetto e dell'amore. E questa amicizia è molto importante e che prosegue per tutta la vita. Esclusiva, quindi, È no? esclusiva, con una gelosia pazzesca, tra l'altro, e dove invece la donna praticamente è un'altra vita, diciamo vite parallele, c'è la vita matrimoniale di famiglia e poi c'è la vita invece con questo amico scelto, no? E chiaramente appunto mi domandavo come faceva a convivere con una legislazione tendenzialmente omofoba e convive per il fatto che il governo non dà peso a questo aspetto. Considerandolo evidentemente qualcosa di diverso rispetto alla idea che noi possiamo avere o avere maturato dell'omosessualità. Certo, però è molto Noi bella questa come cosa. cultura, non come esseri umani, intendo, non Trinelli e Maccaferri, ma insomma, per la nostra cultura, ecco. Eh sì, certamente. Sono, beh, ovviamente totalmente diverso dai paesi arabi o anche, diciamo, dell'Africa subsahariana, dove purtroppo, diciamo, l'omofobia può essere anche cancellata dalla legislazione. Non è il problema che nella legislazione ci sono delle condanne per dei rapporti omosessuali. In tantissimi paesi il problema è proprio la cultura, della popolazione. La popolazione è fortemente omofoba. E Certo. quindi il lavoro è molto più lungo, molto più difficile che Perché, non quello di cancellare una legge, certo, perché si no? tratta di operare un cambiamento culturale che deve venire dall'interno, evidentemente. Noi abbiamo già visto i disastri che abbiamo fatto come portatori di democrazia, no? Quindi lasciamo stare, ognuno se la sbrigherà in qualche modo perché non c'è scelta. Una in chiusura, tu nasci come fotografo, no? Fotografo anche importante. Quali sono gli anelli, no, tra la fotografia e la scrittura? Oh, sono molti perché nella fotografia, bene o male, tu devi scegliere che cosa mettere dentro quel rettangolo, che cosa eliminare, che cosa mettere in evidenza, che cosa rendere sfuggente, no? E di conseguenza anche la fotografia comunque ha i suoi codici. Ha un suo lessico, ha una sua base grammaticale importante che tra l'altro oggi come oggi insomma è difficile riscontrare nei fotografi attuali, diciamo la maggioranza improvvisati. E la cultura, diciamo, fotografica è una cosa che negli anni 60, 70, 80 era, diciamo, veramente richiedeva una scuola. No? Una scuola anche di estetica, di composizione. E io appunto ho fatto fotografia in quegli anni come cosa e sicuramente mi ha aiutato da un punto di vista descrittivo, ecco, no? Di cogliere quali sono
gli aspetti, diciamo, principali, più importanti, oppure se l'importante è invece avere una visione totale di quello che si sta guardando, no? Vedere l'insieme oppure cercare i particolari. Direi che il passaggio è un po' quello, ecco, poi nella fase della scrittura. Ecco, fase educativa legata alla fotografia e fase di studio che perfettamente si rispecchia nei racconti di questo bel libro che si chiama Venti Inconsueti. Abbiamo avuto come ospite Gianfranco Maccaferri, io ti ringrazio molto, la mia immagine dovrebbe essere frisata per qualche motivo, perlomeno io la vedo così, non so come la vedessi tu dall'altra parte. Io ti ringrazio per il momento e poi spero di averti ospite in un altro momento, tanto i weekend letterari continuano di qua e di là. Ma io non posso che ringraziarti per l'ospitalità e per lo spazio. Io sono sempre molto felice di poter raccontare alcune cose. Spero che il libro, diciamo, possa risultare interessante. Appunto, essendoci 20 racconti, diciamo che c'è la possibilità anche di saltare da un racconto all'altro senza seguire esattamente, diciamo, l'impostazione che gli ho dato io, no? Perché Certo, ogni naturalmente. racconto vive se stesso, tutto Ed lì. è in vendita, il Grazie volume è in vendita anche su Amazon, no, Gianfranco? davvero. Sì, esatto, sì. Su Amazon, per cui sia in forma cartacea che ebook. Poi in chiusura voglio ricordarvi anche il blog di Gianfranco Maccaferri, gfmaccaferri.blog. Gianfranco, grazie. Non andare via che ti saluto con più calma fuori dalla diretta. Grazie ancora davvero dell'ospitalità, grazie. Grazie a te e grazie a tutte e a tutti voi. Continuate a visitare e a seguire i Weekend Letterari Fest 20, 21 e 22 di ottobre a Parma, Studio Bertani, strada Ponte Caprazzucca 7 e Palazzo del Governatore in piazza Garibaldi a Parma. Grazie, abbiate cura di voi.